partita quasi chiusa, la rimetti in gioco, loro un po', non dico di paura, ma comunque hanno ottenuto qualcosa. Io non potevo assolutamente mettere in campo un altro tipo di squadra, perché noi tra due giorni quasi, perché mezzanotte è già giovedì, e noi tra due giorni abbiamo una partita importantissima per noi, abbiamo meno di 48 ore per riposare, quindi dovevo per forza di cose far giocare giocatori che non avessero giocato sabato scorso, e quindi non potevo fare altrimenti, riposi forzati di Mancoso, comunque di Ceramitaro per mezzo tempo, e tanti altri, poi tanti ragazzi che magari in questo momento stanno giocando di più, mi è sembrata la cosa più giusta e assolutamente non sono minimamente pentito di questo, anche se abbiamo accarezzato un sogno, ma va bene così, da interista va bene così. Un'esperienza unica, indimenticabile. Potrebbe magari essere un stimolo ulteriore, vista l'ottima prestazione e anche l'entusiasmo dei tifosi, per ripresentarsi magari già nella prossima stagione più alla Scala del Calcio. Magari non ha tutto di coppia d'aria. No, ma noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo in campionato, che è quello comunque di salvarci. Abbiamo una squadra che si affaccia per la prima volta nella sua storia in B, e quindi dobbiamo mantenere la categoria, che è il primo nostro obiettivo. Poi è naturale che nel calcio si può anche sognare, però ripeto, dobbiamo prima superare il primo step, che è quello della salvezza, dopodiché si pensa ad altro, vedremo. Sicuramente usciamo da San Siro con la consapevolezza che comunque avevamo già di essere una buona squadra quando facciamo il 100%. Invece non facciamo il 100%, purtroppo si incappa in situazioni poco piacevoli. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Mister Mazzari a Cotociano la settimana scorsa, noi ci siamo anche tenuti a parlare per una decina di minuti, e sì, mi gratifica molto, perché mi dice uno che non solo è l'allenatore dell'Inter, ma uno che ha fatto la gavetta, è un grandissimo allenatore, quindi mi gratifica tantissimo. Noi cerchiamo sempre di andare in campo per proporre gioco, non sempre è possibile come stasera, perché comunque trovi una squadra che ha una qualità assolutamente superiore alla tua, quindi devi cercare degli adattamenti, devi cercare di lavorare in modo diverso e mettere in difficoltà con le armi che hai, che in questo caso erano la compattezza di squadra, qualche ripartenza, qualche situazione sporca da poter sfruttare. Ed essere bravo e anche a volte fortunato in determinate situazioni come lo siamo stati noi, però ripeto, sono contentissimo delle parole di Mazzari, ma sono anche contento che oggi ho conosciuto, secondo me, la persona più straordinaria nel mondo del calcio, che è Moratti, e quindi sono assolutamente strafelice per questo, perché ci ha regalato momenti meravigliosi veramente. Quindi oggi è una giornata magica per me, per Trapani, per la città di Trapani, per i tifosi, per i miei calciatori, per la mia società. Ma è giusto che lo sentano. Se non lo sentissero vorrebbe dire che non sono vivi. Invece chi si emoziona, a chi a volte tremano le gambe, fa bene, perché comunque vuol dire che è vivo, perché le emozioni le provano le persone vive. È naturale che poi dopo un po' deve andare via l'emozione, altrimenti non si riesce a giocare. Probabilmente qualcuno di noi, abbiamo giocato oggi con due ragazzi del 93, erano Vitale e il portiere Marcone, è naturale che si può sentire un po' di emozione più rispetto agli altri, però poi i ragazzi sono abbastanza sciolti, erano tranquilli, soprattutto nel secondo tempo li ho visti veramente bene, con una buona gamba, hanno tenuto testa ad una grande squadra, anche se diciamo l'Inter non ha giocato con i titolarissimi. Sì, ora dico la verità, in questo caso penso di averci messo anche del mio per prima il secondo tempo, non facendo quello che faccio di solito, no? Pensavo per come si erano messe le cose nel primo tempo, non volevo così, ho detto gestiamo la palla, cerchiamo di gestire bene il risultato. Probabilmente conoscendomi già da un po' di mesi, parlando così, loro inconsciamente hanno pensato di avere già vinto, in questi casi si perde concentrazione, no? Ci distraiamo in campo, e qui mi sono reso conto appunto che questa squadra devo sempre tenerla in pugno e non mollare secondo, perché non ha ancora la maturità per capire certe cose da sola. Quindi vi dico la verità, insomma, è dopo 12 anni di carriera, è la prima volta che avevo parlato in un certo modo e mi è servita anche a me da lezione, perché non voglio. Poi ora, questo è a livello psicologico, poi se si entra nelle pieghe di altri discorsi, oltretutto avrei dovuto prevedere che giocatori che giocano da tanto tempo, non
potevano non avere 90 minuti in questo senso, ci eravamo preparati anche per i cambi, perché si poteva pensare che due o tre ci chiedessero appunto il cambio. Però il fatto del 3-0, della partita così, che sembrava mai, mi ha fatto sottovalutare appunto questo aspetto, e quindi in questo senso mi posso assumere la responsabilità. Anche poi volevo fare esordire Don Cor, Bonanzoli, Olsen, questi ragazzi, per farli crescere, per pensare anche al futuro, per... si vuole fare tante cose, sicuramente si è rischiato addirittura di compromettere la qualificazione, questo ci deve appunto servire di lezione a tutti e soprattutto ai ragazzi per crescere davvero. Domani parlerò in questo senso con loro, ripeto, tanto siamo con la qualificazione è stata ottenuta e questa partita ci dovrà servire più di altri per questo. Va bene. Una squadra che io credo è la nostra squadra, anche a livello passivo, a livello difensivo, si è organizzata. Prendere un gol su un fallo laterale, cosa deve fare un allenatore? Ha visto come si è preso il gol, come si è preso il secondo gol. Vuol dire che la squadra va mollato mentalmente. E questo, ripeto, che devo dire, io in quel momento lì, al di là delle mie parole, che si erano interpretate da un gruppo più navigato, più esperto, penso non avrebbero cambiato atteggiamento, no? Ho fatto queste riflessioni proprio perché ho capito che questa squadra ha bisogno di un allenatore sempre presente, totalmente in tutto, questo sì. Hai fatto due gol, anche se poi due gol sono stati due calci da fermo, non è stato rigore, una posizione purtroppo non male. Il secondo tempo non avevamo niente da perdere, più di perdere 3-0 non poteva succedere niente, era giusto provarci, abbiamo provato fino alla fine, almeno abbiamo notato questa manifestazione, questa coppa, questa partita, poi abbiamo provato noi stessi perché perdere 3-0 non era giusto. Sono tre punti che contano. Ai tre punti che contano, tre punti importanti per la classifica, perché abbiamo un obiettivo da qua a gennaio da raggiungere e quindi dobbiamo farlo prima possibile perché mancano poche partite a gennaio. No, io credo che alla fine il secondo tempo è stato veramente ben giocato. Siamo contenti della prestazione, però archiviamo subito Milano e niente, ora pensiamo già a Cittadella che per noi è il nostro pane quotidiano. Giustamente sono queste le considerazioni, forse nel primo tempo un po' di emozione, magari eravate un po' immorbolati, anche se per mezz'ora avete tenuto bene il campo, poi sono stati gli episodi a fare la differenza. Sì, vabbè, ma ci sta, giocavamo contro l'Inter, ci sta, magari il primo tempo hanno fatto un po' meglio e poi il secondo tempo diciamo la squadra è venuta un po' più fuori e abbiamo fatto la nostra partita, ma archiviamo e niente, dai, pensiamo già a Cittadella che è importante.